Qual è la tua definizione di qualità televisiva? Controsenso nei termini parlare di qualità televisiva, perché forse la televisione più è di qualità, quella considerata di qualità, più è deleteria. In che senso? No, è proprio la macchina, vedi, c'è un teleidiota che si sta già lamentando, avete sentito? Eccolo qua. Lei a cosa attribuisce l'abbassamento degli standard qualitativi della televisione? Non c'è abbassamento degli standard qualitativi, il livello dello standard televisivo è un livello deleterio, cioè la televisione non aiuta, la televisione aiuta l'inerzia, la pigrizia, l'eliminazione dell'esperienza personale delle cose. Quindi per lei una valutazione atemporale prescinde dall'evoluzione del mezzo? Ma è come la droga, qual è la valutazione positiva dell'eroina? È come la televisione, chi guarda la televisione è un poveretto, cioè perde tempo, che non ha senso, che non capisce le cose nella sua vera realtà. Ma secondo me in pubblicità per vendere si esaltano le differenze, mentre invece in televisione funziona in modo contrario, quindi c'è l'omologazione dell'offerta al pensiero unico. È schifoso la televisione, non so se vi rendete conto, fa malissimo guardare, io non la guardo mai. Ma è schifoso? No, non la guardo mai proprio. È schifoso tutto in televisione? Devo dire di sì, tutto diventa schifoso. Lei non pensa che a persone che hanno meno strumenti economici, quindi di svago rispetto a lei, per esempio, la televisione allora diventa un mezzo indispensabile di conoscenza e di intrattenimento? Ma non è vero, una volta si parlava, una volta si disegnava, una volta si chiacchierava in piazza, una volta si discuteva, adesso non si discute più, adesso si guarda la televisione e siccome l'ho visto in televisione, quella è la verità, sono grande bugia. Quindi ma credo io credo che i tossici siano meno tossici dei teleidioti. Lei ha partecipato all'ideazione però di programmi televisivi? Che l'ho detto, la televisione è come la cacca, la si fa ma non la guarda, però lei l'ha fatta, beh è logico, bisogna farla per forza, se uno nel mondo della comunicazione ha a che fare con la televisione. Però tutte le cose importanti che ho fatto, tutte le famose immagini che voi conoscete, tutte, non ho mai usato la televisione. In televisione, soprattutto a Mediaset, si parla di target commerciale, individuando un arco d'età compreso tra i 15 e i 64 anni, corrisponde realisticamente a quelli che sono i veri consumatori oppure non ha più senso in un mondo in cui l'età si sposta sempre un po' più in là? Io sono già fuori dal target di Mediaset e mi fa molto piacere, perché ho molto meno di 14 anni e non molto più di 65, quindi questo sistema di valutazione Mediaset appartiene alla mentalità del nonno o forse della nonna. È chiaro, la televisione è vecchia, nasce vecchio, rimarrà vecchio. Sì? Sì, ma guardate la gente che è in televisione, sono tutti proprio come Luke, arrivano tutti in ritardo, è incredibile, ci sono i parrucchini, sono quelle robe, sono queste Barbie doll, cioè tutte queste robe che abbiamo già visto e stravisto. Volendo rivolgere una richiesta alla televisione, anche individuando l'interlocutore se la ritiene, interpretando un bene collettivo, cosa chiederebbe? Provate a vivere una settimana senza televisione, provate, un mese. Ah, ma che è fantastico. Succede? Che succede? Bellissimo, uno rivive, è come uno che smette di drogarsi per un mese, rivive, comincia a sentire gli odori, i sapori mentali, la capacità di poter gestire le proprie scelte, i colori, le forme. Già capito, tutta colpa della TV. Va bene così, cari teleidioti, spegnete.